Federmeccanica ha scelto Taranto e il suo grande impianto siderurgico nella consapevolezza che chi rappresenta l'industria metalmeccanica italiana non può chiamarsi fuori da una delle più complesse questioni industriali e sociali che riguardano l'intero paese. Per Vincenzo Cesario, in carica da giugno 2012, questa di oggi è stata l'ultima assemblea in qualità di vertice della compagine degli industriali. Un'uscita ufficiale che lo ha visto impegnato in un contesto assolutamente inedito, ovvero è la prima volta che Federmeccanica ha svolto la sua assemblea congiuntamente all'associazione che la ospita ed è anche la prima volta che un evento del genere si è realizzato all'interno dell'acciaieria a guida di ArcelorMittal. Grande novità di oggi, la Camera approva la fiducia al decreto crescita. Passa la norma sulla fine dell'immunità penale per dirigenti ex Ilva e ArcelorMittal per l'attuazione del piano ambientale. Attesi adesso a Taranto il 24 giugno il vice premier Di Maio e altri 5 ministri del Movimento 5 Stelle. Oggi con l'Assemblea nazionale di Federmeccanica qui a Taranto, in un luogo così simbolico come la più grande acciaieria d'Europa, come un luogo all'interno del quale un grande gruppo internazionale sta investendo miliardi a seguito di un accordo sottoscritto col governo italiano non tanti mesi fa, noi abbiamo provato a dare centralità, a dare importanza, rilevanza all'industria manifatturiera metalmeccanica in Italia. E a rimarcare il fatto che gli accordi strada facendo non si possono cambiare. Rimarchiamo l'assoluta necessità di essere presenti in quelle che sono le filiere portanti non solo in Europa ma nel mondo. L'investitore di questo grande stabilimento è impegnato in un piano di rilancio e di tutela della sicurezza e dell'ambiente a favore di tutta la comunità tarantina, ripeto, mettendo in campo investimenti miliardari. Si è impegnato a farlo sottoscrivendo un accordo non tanti mesi fa. È giusto che questo accordo si sviluppi nel rispetto completo delle leggi, ma anche nel rispetto completo degli accordi sottoscritti. L'industria Taranto, insieme a Federmeccanica Nazionale, decidono insieme in fabbrica, a testimonianza che la fabbrica, l'impresa è la materia prima del paese, decidono di essere insieme a testimoniare la volontà di esserci, la volontà delle nostre imprese di continuare ad operare, di operare in maniera ecosostenibile, di ambientalizzare, di innovare, di internazionalizzare le nostre imprese. Insieme lo si può fare, però bisogna essere insieme. Il mio successore, che è il geometra Antonio Marinaro, ha già dichiarato in fase di designazione, un programma di continuità. Io sono convinto che lui vorrà, continuare con il suo stile, col suo modo di fare, sicuramente diverso dal mio, ma vorrà continuare l'azione di questa Confindustria, che è sempre stata quella di tutela delle proprie imprese, e laddove necessiterà, sono sicuro che anche lui non esiterà a scendere in piazza, così come ha fatto questa Confindustria. Industria a Taranto e Federmeccanica in Ilva, centralità del lavoro, questione industriale e questione mezzogiorno, importanza della tenuta dell'occupazione del paese, centralità della questione industriale. Un messaggio fortissimo che viene da una nostra categoria, Federmeccanica, da una territoriale Taranto, e che esprime la necessità di un'area, che è quella del mezzogiorno, di dover reagire e di puntare sull'occupazione e il lavoro. Ultimamente alcuni aspetti che stiamo leggendo in merito ad alcuni provvedimenti del governo non vanno, ahinoi, in questa direzione. Una cosa, come dire, ci preoccupano un poco. Ci riferiamo al decreto crescita, ci riferiamo al decreto in merito all'immunità sull'Ilva, che valeva per i commissari e pare che si voglia, come dire, eliminare per l'attuale management, senza dargli tempo di mettere a posto l'Ilva e quindi metterla a posto economicamente in termini ambientali. Ci riferiamo agli atti unilaterali in merito alle concessionarie autostradali, ci riferiamo a una serie di aspetti, ci riferiamo al salario minimo, ci riferiamo al reinserimento della scala mobile, che significa che in un paese come il nostro, che vive a parità di valuta come gli altri, cioè in area euro, se non incrementiamo la produttività corriamo il rischio di determinare dei fattori inflattivi a danno dell'industria italiana. Quindi questo governo deve chiarire se vuole portare alla paralisi l'industria italiana, e questo è nei suoi fini, oppure pensa che la questione industriale sia un elemento centrale per questo paese. Noi chiediamo naturalmente ad ArcelorMittal di rispettare gli accordi firmati al Ministero il 6 settembre di un anno fa, che
perché non prevedevano questa cassa integrazione. Poi è chiaro che se ci sono problemi di mercato vanno discussi, non va comunicata un secondo prima che venga emessa. Questo non ci piace, questo è un accordo importante, molto sofferto, molto complesso, che attesa a salvaguardare l'occupazione e anche a porre al centro la questione ambientale, va monitorato e tutte le parti devono fare la loro parte.